qui non intendait silenzi, non intendait neanche le parole. Chiudersi a riccio. L'Erinaceus amurensis, o riccio dell'amor, è un animale onnivoro di ricostruzione filogenetica modificata, dal manto ricoperto da comminate aculei velenosi e intonsi di cheratina. Senza intenti si nutre d'assenze, vuoti, parole non dette, azioni inagite e teoricità ribollite nei meandri della mente. Laconicamente assume un atteggiamento di chiusa difesa, apatico, neghittoso, reticente o diffidente. Sospende lo stato cognitivo in assenza di pathos, spesso tra le braccia di Morfeo. L'ispida silente è invero tessitrice di inganni, praticante di simulazioni o dissimulazioni, per celar colpe o spianar piani, tranelli e sotterfugi. Zitto e afflitto s'appallottola cupamente, sovente per una coda di paglia celata, spine nel fianco indicibili o rospi in gola intollerabili. In fronte ai guai mette le mani avanti per proteggere il muso e non perdere la faccia. Se sollecitato mugugna tacita acidità dai cheratinizzati aculei con il quale paralizza gli avventori. Nei casi più gravi può impersonare la tacita muta. A cavar le parole da un riccio amurensis esse diventano pietre. Il rischio è di restare schiacciati dal fardello del nulla. Per uscire dal guscio serve espellere la zavorra e, se il fato lo richiede, versare lacrime e sangue a cuor leggero. Ci vuol giudizio e pene da commettere con estrema cura e cautela, in quanto si può arrivare drasticamente a bramare il diavolo in corpo.